Vai, tanto la stessa cosa. Diciamo che il nostro campionato inizia ora, inizia oggi. Ringrazio il professore Saviano, ringrazio l'assessore Giacobbe della presenza e tutti i dirigenti che oggi ci accompagneranno per questo percorso molto lungo, visto la modalità che c'è dei playoff e dei playout quest'anno. Quindi grazie ancora a tutti e spero che queste nuove maglie che abbiamo ideato quest'anno possano far rivivere un po' il ricordo dentro di voi di tutto quello che è stato la Scandone nel corso degli ultimi anni. Sì, come ho detto prima durante la conferenza, noi partiamo oggi con un po' di ritardo, purtroppo, che non deve essere una scusante. Sicuramente cercheremo di fare il meglio possibile, tutto quello che riusciremo a fare con il cuore e con la voglia di lottare per questi colori. Noi abbiamo un passato da rispettare e da ricordare, quindi non possiamo sbagliare. Rispetto all'inizio, cosa è cambiato in questi giorni? Questi giorni è cambiato molto, abbiamo avuto l'appoggio di altri amici imprenditori che si sono affiancati al progetto, abbiamo chiuso moltissime collaborazioni con mini basket e con settori giovanili che non ci aspettavamo, addirittura una squadra di Roma che saluto e che ringrazio quest'anno giocherà con i colori della Scandone e con le divise ufficiali Scandone nel torneo Under 13 e Under 14. Cosa ha chiesto Nino San Filippo per questo campionato? Io ho chiesto di avere un roster equilibrato, un mix di ragazzi e di giovani con un po' di esperienza. E sono contento di quello che ha creato Nino, non per lusingarlo, ma ha creato un giusto mix. I ragazzi ho avuto la possibilità di cenare con loro qualche volta, oppure di prendere un caffè al bar, sono molto affiatati, hanno creato un bel gruppo e ne sono contento. La domanda è logica, in una città piccola come Avellino ci sono due realtà cestistiche, ci potrebbe essere contrasto, ci potrebbe essere dicotomia? Assolutamente no, anzi c'è tanto rispetto nei confronti dell'altra società che affronterà un campionato più importante del nostro, quindi con tutti gli oneri e gli onori del caso. Magari un giorno, chissà, potremmo avere una squadra unica, unita e parleremo di altro.